Due settimane fa un medico in pensione di Sciacca che teneva in casa maioliche di Burgio che erano state rubate nel 2000 dalla tomba monumentale della famiglia Virgadamo nel cimitero di Burgio, oltre a due anfore del primo e del terzo secolo d.C., un vaso corinzio del quinto secolo a.C., una coppa dell'età del bronzo dal 3500 a.C. al 1200 a.C. ed altri reperti. Adesso un pensionato sempre di Sciacca che deteneva un'intera facciata di quella tomba monumentale di Burgio, ben 122 maioliche decorative. I due sono stati denunciati per ricettazione ed impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato, ma non è finita qui. Le indagini della Guardia di Finanza sono in pieno svolgimento e si prevedono ulteriori sviluppi. Dalla compagnia di Sciacca della Guardia di Finanza parlano di un mercato assai fiorente nel territorio saccense. Ci sono professionisti con buone possibilità economiche e tanta passione per questi oggetti che non hanno esitato ad acquistarli nonostante i rischi ai quali sono andati incontro. La tomba della famiglia Virgadamo a Burgio, quale espressione unica di artigianato locale, era stata tutelata con decreto della Soprintendenza dei Beni Artistici e Culturali di Agrigento, poiché è ritenuta di interesse storico-artistico ed etno-antropologico. Ed è per questo che viene contestato anche l'impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato. Le maioliche che saranno consegnate dalla Guardia di Finanza ai proprietari. Ma adesso si attendono gli ulteriori sviluppi delle indagini, coordinate dal procuratore della Repubblica di Sciacca, Roberta Buzzolani, e dal sostituto Cristian Del Turco.